Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti in questa, credo si possa dire, bellissima sala per un'occasione annuale ma sempre nuova, io credo. E cominciamo dando, se riusciamo ad avere il collegamento, dando un grande applauso agli amici di Tolentino che sono collegati a questa sala e che ascolteremo poi. E quindi vi prego di salutarli facendovi sentire. Gli amici raccolti a Tolentino e collegati con noi, come noi, sono di fronte alla 20ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del prossimo 26 novembre. Che è una giornata come le altre, come è sempre stata, ma speciale proprio per il suo compleanno dei 20 anni e perché è un'occasione ancora una volta di rispondere a un bisogno sempre più crescente in termini materiali, ma io credo si possa dire, ognuno guardando alla propria vita, sempre anche viva nel tentativo di una risposta ai bisogni che ognuno di noi cova nel suo cuore. E quindi è un appuntamento a cui noi non vogliamo mancare neanche quest'anno, anche con questo momento particolarmente, spero, interessante, spero mobilitante per ognuno di noi. E partirei ricordando semplicemente, proprio come augurio per tutti e come titolo della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ricordando il nostro grande slogan di partenza: condividere il bisogno per condividere il senso della vita. Con noi abbiamo invitato ad aiutarci ad approfondire il tema e come trovarci di fronte a questa 20ª edizione Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Perché Giorgio? Perché non solo per quello che sta facendo adesso, per il suo ruolo, ma soprattutto perché lui è un amico di sempre del Banco Alimentare fin dal primo giorno e anche della Colletta. E quindi oltre a starci vicino nella quotidianità, credo che sia molto importante per ognuno di noi farsi aiutare da lui e vivere con lui anche un momento di ripresa, come vogliamo sia questa, intensa, forte, viva per tutti. Per introdurre la serata siamo andati a intervistare il Cardinale Angelo Scola. Avevamo iniziato col chiederci se avrebbe potuto partecipare, ma alla fine diciamo che per semplicità anche organizzativa l'abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto di dirci lui personalmente, sentirete anche alcuni accenti appunto personali e anche dal suo, ovviamente dalla sua cattedra, dal suo luogo di osservazione così importante per noi milanesi, ma credo per tutta la Chiesa italiana, di dirci che cosa e come si sente lui di fronte alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. E quindi lo vediamo tutti insieme. Sabato 26 novembre si svolge la 20ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, una iniziativa che coinvolge un numero crescente di persone anche in tempi di crisi economica come questi. L'anno scorso 5 milioni e mezzo di italiani hanno donato qualcosa all'uscita dai supermercati. Eminenza, quali sono secondo lei le ragioni di un consenso così vasto? Beh, la ragione più semplice e nello stesso tempo più profonda è che ogni uomo ha un forte senso di compassione. Siccome siamo tutti consapevoli delle nostre fragilità, dei nostri bisogni e nello stesso tempo siamo colmi di un desiderio di realizzazione, diventiamo facilmente solidali di fronte al bisogno dell'altro quando questo bisogno si manifesta in termini molto marcati, come nel caso di chi non ha il minimo per sopravvivere o, per esempio, come abbiamo visto, nel caso del terremoto. Quindi la ragione che ci affratella tutti come membri della famiglia umana è proprio la compassione. No.
è significativo che questo tema ritorna, per esempio, in tutte le religioni. In tutte le religioni. Nella nostra vediamo che questa compassione diventa la misericordia stessa di Dio nei confronti di noi peccatori, ma parlando una settimana fa col Dalai Lama, l'argomento del dialogo tra noi è andato subito su questo tema che per loro è assolutamente decisivo, è qualificante. Quindi questo è ciò che spiega il primo moto. E secondo me il grande successo del Banco Alimentare e soprattutto della colletta è legato a questo dato. La colletta viene considerata il gesto di carità più partecipato tra quelli che si svolgono in Italia. L'anno scorso ha coinvolto 140.000 volontari di ogni età e ceto sociale appartenenti a mondi molto diversi. Ritiene che questa iniziativa abbia anche una sua dignità educativa e culturale? In che senso? E quale messaggio viene da un gesto così alla società e alla politica? Ma questa iniziativa è molto imponente, no? Perché è nata dalla genialità di chi ha riconosciuto questa attitudine alla compassione, trovando una forma concreta per far sì che la gente la potesse esprimere, no? La potesse manifestare. E questo genera solidarietà, e solidarietà è uno dei fattori costitutivi di una civiltà. Secondo, ha il vantaggio che nasce dal basso, quindi non ha una istituzione che pur potrebbe essere preposta a questo compito che l'ha generata, ma viene dalla sensibilità di talune persone che l'hanno intuita e l'hanno poi resa sempre più aperta, più capace di coinvolgere persone. Quindi la forza educativa di questo gesto è straordinaria e si basa su che cosa? Si basa sul senso del gratuito, sulla percezione che la mia stessa vita è un dono, mi è donata. Io vengo al mondo con un debito, perché nessuno potrà mai generarsi da sé. Quando anche fra 200-300 anni uno potesse fabbricare un clone partendo dalla pelle della sua mano, questo clone non si sarà generato da sé, no? Quindi dico sempre ai giovani, attenti, se la vita ti è stata data è perché tu a tua volta la doni. La doni nel concreto dell'esistenza, nel modo di amare, di fare famiglia, eventualmente se sei chiamato di consacrarti a Dio, nel modo di lavorare, nel modo di riposare, nel modo di affrontare il dolore fisico, il dolore morale, nel modo di costruire una società civile piena di amicizia reale, soprattutto in una realtà plurale come la nostra. Se tu non dai la vita, cosa succede? Che il tempo te la toglie, non è mica che tu puoi conservartela da te. La esponi al furto del tempo. Quindi la forza gratuita di questo gesto, secondo me, nella sua semplicità, è straordinaria, perché educa alla gratuità. Nel corso della sua vita ha fatto anche lei delle esperienze di carità o legate al volontariato. E che cosa ricorda in particolare? E che cosa le è rimasto oggi di queste esperienze? E mi è rimasta proprio, questa idea dell'educazione al gratuito. Tant'è vero che anche adesso, quando parlo al mio popolo, ai giovani, della carità, metto sempre il puntino sugli i circa l'uso della parola servizio, perché persino nella parola servizio noi possiamo celare, nascondere il nostro narcisismo, il nostro autismo spirituale.
Uso piuttosto un'altra espressione che ho imparato da von Balthasar: noi siamo presi a servizio, presi a servizio, un altro ci prende a servizio. Allora, il fatto che io da giovane abbia potuto fare questa esperienza, e l'ho fatta soprattutto andando tutte le domeniche con altri amici da Lecco fino nella Val Cavagna per far giocare i bambini, fare un po' di catechismo, eccetera. E l'ho trovato per me molto importante, perché allora l'essere preso a servizio diventa un modo di educare se stesso, no? Quindi uno non fa queste cose perché deve rispondere al bisogno, deve risolvere i problemi. Questo potrà venire. È chiaro che, per esempio, i 1843 che fanno un lavoro quotidiano per il banco hanno bisogno anche di 120 persone che collaborano, lavorano stabilmente, altrimenti una macchina simile non si tiene, no? Però lo scopo principale è come spostare, sembra un po' assurdo quello che sto dicendo, è spostare il baricentro dall'altro al sé. Cioè, se io do una parte del mio tempo libero, gratuitamente, dico sempre ai giovani, per andare a giocare a briscola con un gruppo di due o tre anziani, per aiutare una signora che non sta bene a fare la spesa, per passare del tempo con i diversamente abili, eccetera, io imparo ad amare. E un pochino io l'ho imparato proprio intorno ai 20 anni da questo gesto, che però deve avere due caratteristiche. Deve essere fedele e quindi deve implicare una certa ripetizione. Ripetere, la ripetizione non è la ripetitività. La ripetitività annoia. La ripetizione invece, come ci insegna la Santa Messa Domenicale, è legata al nostro limite di creature. Noi impariamo lentamente, andiamo su a spirale, ci sembra di essere sempre allo stesso punto, ma in realtà siamo andati un pochino più su. Allora è proprio per questo che il gesto deve essere fedele. Come siamo fedeli alla messa, così dobbiamo essere fedeli ad un gesto caritativo. E poi deve avere uno stile comunitario, questo è molto importante. Infatti io mi ricordo che prima di partire per la Val Cavagna noi ci trovavamo insieme, dicevamo una preghiera, ci richiamavamo a questo senso del gratuito e poi andavamo. La colletta e l'attività del Banco Alimentare sono due modalità per realizzare quella che la Chiesa definisce la prima opera di misericordia corporale, dare da mangiare agli affamati. In che senso si inseriscono nel percorso del Giubileo che è stato proposto da Papa Francesco? Si inseriscono pienamente, no? Perché l'errore più grave che si può compiere quando si parla di misericordia e il tradimento più grave che si può compiere nei confronti dell'importante e insistito magistero di Papa Francesco sulla misericordia è di lasciarla essere un buon discorso o l'espressione di una buona intenzione. Se c'è un punto che ha bisogno del fare è questo qui, se c'è un punto che ha bisogno della pratica è questo qui, no? Quindi il dar da mangiare è una delle prime condizioni. Certo, non di solo pane vive l'uomo, ma tu non puoi metterti a parlare con uno del senso della sua vita se quello è affamato e non ha il minimo. Quindi si inserisce questo gesto a pieno titolo nelle opere di misericordia e quindi diventa un fattore di educazione a un rapporto adeguato con Dio, con gli altri e con se stessi. E anche in questo caso, direi in modo particolare, diventa anche un fattore educativo all'ecologia integrale, perché salva degli alimenti dalla cultura dello scarto, li utilizza fino in fondo e fa crescere la coscienza della solidarietà tra gli uomini, che giunge fino al rispetto della natura e quindi anche delle modalità di coltivazione e di conservazione dei cibi.
Bene, grazie Eminenza. Grazie a voi e tanti auguri per la colletta. Grazie. Certamente, come ci ha ricordato il Cardinale Scola, certamente la... Ciao. Certamente... Come ci ha ricordato il Cardinale Scola, questo gesto, questa possibilità di umanità integrale, di risposta totale ai nostri bisogni, è diventata in questi anni veramente un contagio, al di là di ogni differenza sociale, di età, di condizione personale, di condizione nella società che ogni cittadino ha, si è ritrovato con altri molto diversi a fare la colletta. Allora, quest'anno abbiamo voluto invitare, e sono qui con noi, alcune persone che più di altre forse nella vicinanza della colletta hanno potuto e si sono e ci hanno aiutato a capire come non esistono barriere contro la non esistono barriere tra uomini e uomini, tra persone e persone. Ecco, abbiamo con noi, e li saluto volentieri perché è un'amicizia ed è una presenza che credo sia davvero significativa per tutti noi, Mahmoud Asfa, direttore della Casa della Cultura Islamica di Via Padova. Hector Villanueva, che è il presidente di CIRCLA, Centro di Integrazione Permanente della Comunità Latinoamericana in Italia. Gabriel Popescu, fondatore del Centro Culturale Italo-Rumeno. E Maria Zabiaca, presidente dell'Associazione Rinascimento dell'Ucraina. Come vedete, molte parti del mondo sono qui rappresentate, sono venute qui, ma non saranno solo qui, saranno presenti anche alla colletta alimentare, così come la comunità cinese che ha aderito dopo già tante altre adesioni negli altri anni, anche quest'anno, rappresentata da Francesco Wu, che non è qua con noi, ma che salutiamo ugualmente a distanza. Ecco, io credo che il grande aiuto e il grande segno che lasciano queste amicizie sono anche il fatto che ogni responsabile di comunità, ogni persona coinvolta, immediatamente invita altri, invita a una partecipazione che è resa possibile o facendo la spesa o facendo il volontario. E quindi in qualche modo si ripete anche durante l'anno ciò che avviene nella colletta attraverso un aiuto che poi al Banco Alimentare viene da comunità sul territorio. Io ricordo per esempio a Catania c'è una comunità islamica che ha fatto la colletta qualche anno fa e ha continuato e che addirittura ha creato un centro, un luogo di solidarietà nel quale distribuisce alimenti che vengono forniti dal banco. Quindi una crescita continua di presenze e di amicizia che fa del bene al di là di ogni barriera di origine etnica o di origine nazionale. Allora Giorgio, io ti chiedo, ma come si spiega un tale coinvolgimento, soprattutto come possiamo, perché questo è un coinvolgimento di un giorno, ma come possiamo noi continuare questa amicizia, questa possibilità di lavoro insieme nella società in cui viviamo così immediatamente frammentata? Ma ce l'ha detto il Cardinale Scola, bisogna partire da noi stessi. Ora, prima di pensare di fare un gesto per gli altri, bisogna avere dentro e si ha dentro il senso di gratitudine, perché uno guardando a se stesso capisce che deve essere grato a qualcuno, a Dio, agli uomini che ha intorno, ai genitori che gli hanno dato la vita, a quelli che l'hanno aiutato. Se uno è grato a qualcuno, chiunque sia, non può che non desiderare che anche gli altri intorno stiano bene. Quindi la prima questione è se partiamo da questa gratitudine che abbiamo dentro o no. E per essere grati basta pensare. Come si fa a non essere grati a qualcuno per il fatto di essere al mondo, per avere da mangiare, per poter vivere? Se si è umani, si è grati.
Allora, se si è grati, appunto, gli altri si vuole che viva. Qui siamo nella zona dove Iannacci ha fatto, ha inventato il portavascar de tennis, che ti accorgi, nella canzone dice, che tutti sono qualcuno, che non è possibile che qualcuno non sia qualcuno, non è possibile dire che uno è nessuno, che non merita di vivere. Quindi, siccome il gesto del banco alimentare nasce da questo, che ognuno di noi, se è grato, se è contento di essere al mondo, non può non desiderare che gli altri, che chiunque viva. E allora si fa la cosa prima che c'è, prima di pensare che lo Stato, gli altri pensino, si fa in modo che tutti possano mangiare, perché se non si mangia non si vive. Per cui il gesto del banco alimentare ha una diffusione così, proprio perché va in qualcosa che è immediato, che quando vedi uno, che sia un barbone, che sia un vicino di casa, che è uno che ha perso il lavoro, non puoi che desiderare di aiutarlo. Non perché è uguale a te, ma può essere di un'altra etnia, può essere di un'altra religione, può essere uno che non hai niente a che fare, ma non puoi non desiderare che viva. Il banco alimentare per vivere ha bisogno solo che siamo umani, che desideriamo questa bellezza intorno a noi, questa verità intorno a noi, che la gente ci voglia bene. È innaturale odiare, non è innaturale amare. Così, con questa cosa semplice che in fin dei conti riprende le cose che hanno fatto i santi, San Martino che dava metà del mantello, il dà da mangiare agli affamati, Gesù che ha dato da mangiare a 5.000 persone. Noi rifacciamo questi gesti che sono la nostra civiltà, perché la nostra civiltà cristiana è nata perché ognuno vale. Prima lo schiavo non valeva. Anche adesso in tante parti del mondo tanti non valgono, per noi ognuno vale, ognuno è al mondo, ognuno ha diritto alla sua vita, alla sua dignità. Con questo gesto, quel giorno, facciamo in memoria di questo, e quando si fa un gesto grande rimane la memoria tutti i giorni. C'è D'Annunzio, una delle sue poesie più belle, racconta dei pastori che vanno verso il mare e fanno memoria di quello che lasciano. Ecco, uno durante l'anno fa memoria di quel giorno. E allora, anche quando è lì da solo, che si trova uno che gli chiede la carità, o capisce che può aiutare un altro a trovare lavoro, oppure che può aiutare uno che è in crisi per tanti motivi, lo fa, perché si ricorda che quel giorno tutti insieme si è fatto questo. Quindi, per continuare a fare il banco alimentare bisogna essere umani, solo questo. E se si è umani, il gesto del banco alimentare diventa, come disse una volta un incontro di questi, il Cardinal Martini, un mare di carità. Ognuno di noi è una goccia, ma tante gocce insieme fanno un oceano. E si capisce che non è vero che il male è potente e il bene è, come dire, impotente. Perché un popolo che fa il bene è un oceano, che travolge qualunque cosa, che diventa una profezia, che tutto il mondo sia questo. Grazie Giorgio, io credo che uno dei modi per testimoniare che questo, quanto hai detto, è vero nei fatti, è vero nella vita di ognuno di noi, è dato anche proprio da questo semplice segno, che intorno alla colletta si riuniscono i tipi umani o i tipi che nella società hanno avuto e hanno ruoli completamente diversi, condizioni completamente diverse. Per questo, tra i tanti amici che stasera abbiamo invitato a venire qui ad assistere, ma anche a testimoniare la loro esperienza, abbiamo voluto aggiungere anche Javier Zanetti, che voi tutti conoscete, ma l'abbiamo fatto venire qua per una ragione molto più precisa di quella della sua storia sportiva, del ruolo che oggi riveste, perché Javier è un amico del Banco Alimentare, avendo fatto per 4 anni la colletta, avendo seguito la colletta a Como,
sia facendo la spesa con la famiglia, sia facendo il volontario. E inoltre lo ricordiamo come amico anche perché la sua fondazione, voi sapete, lui si occupa, ha messo in piedi una fondazione, Fondazione Pupi, che si occupa di progetti e di aiuto ai bambini e ai ragazzi, ha sostenuto un programma educativo e alimentare con il Banco Alimentare della Lombardia e quindi in questo senso ha seguito il fatto che un incontro fatto una volta alla colletta è diventato anche un'attività continuata nel tempo. Allora, ringraziando Javier, il primo di questi amici che vi presentiamo stasera, ti faccio qualche domanda, un po' come se fossimo alla fine di una partita, ma la partita della vita. Tu hai conosciuto la colletta alimentare 4 anni fa, come è accaduto, semplicemente? Buonasera, l'ho conosciuta come? Tramite degli amici e mi è sembrata un'iniziativa fantastica, fantastica perché prima ascoltavo nostro caro amico che diceva che più siamo e meglio è. Noi come fondazione abbiamo il motto di costruire una catena e questa catena deve essere e deve diventare sempre più grande perché ci dobbiamo rendere conto che ci sono tante persone che hanno bisogno. Allora questo senso di responsabilità fa sì che si facciano queste iniziative e che possano coinvolgere tantissima gente che ha dei valori umani molto precisi e che dopo aiutano tutte le persone che in questo mondo, ripeto, sono tante e hanno veramente tanto bisogno. Ma la cosa interessante, il Cardinale Scola diceva una ripetizione fedele, quindi non un'abitudine, ma una ripetizione fedele, rifare lo stesso gesto fedelmente. Ecco, tu l'hai fatto una volta e poi sei andato avanti 4 anni a venire a trovarci, a fare la colletta. Sì, dopo sono andato, come mai? Sono andato con la mia famiglia, con i miei figli, io ho 3 bambini, sono andato con i miei 3 bambini per farli capire anche a loro, che loro sono dei privilegiati anche, perché hanno un piatto da mangiare a casa, hanno la possibilità di studiare. E noi facciamo, se lo facciamo vedere anche nella nostra fondazione, che ci sono tanti bambini che purtroppo non hanno avuto questa possibilità di poter avere un futuro, una vita migliore, e noi vogliamo questo, che le persone che noi magari con il nostro piccolo possiamo aiutare possano diventare delle persone per bene. E questi bambini credo che, ripeto, hanno veramente bisogno e i miei figli capiscono anche questo e cerchiamo di trasmettere questi valori che credo che questi ti accompagneranno per tutta la vita. Raccontaci un po' di questa tua fondazione che aiuta bambini e ragazzi. Ci sono soprattutto noti delle somiglianze tra quello che fai tu nella tua fondazione e quello che il Banco Alimentare fa nella sua attività? Ci sono delle similitudini? Sì, no, noi abbiamo iniziato nel 2001, purtroppo in una data per noi come paese molto triste, perché sono successe delle cose veramente che hanno fatto sì che il nostro paese tocchi fondo veramente. Lì abbiamo capito noi che c'erano tanti bambini che erano quelli che soffrivano di più. Noi abitiamo in un quartiere vicino a Buenos Aires, in una periferia, dove c'è una favela molto importante e dove dentro questa favela ci sono tanti bambini che soffrono e che hanno tutte queste problematiche di quale parlavo prima. Tramite dell'assistenza sociale siamo entrati dentro questa favela, abbiamo preso i casi ad alto rischio. Ricordo che allora abbiamo iniziato con 39 bambini, oggi stiamo aiutando a più di 200, perché abbiamo progetti sportivi, progetti educativi, e questa è una maniera anche che noi facciamo in Argentina. Noi collaboriamo con il Banco Alimentare in Argentina, e c'è questa alleanza con la nostra fondazione e, ripeto, per me questa è un'idea fantastica, fantastica, perché credo che soltanto così possiamo cambiare il mondo. Bene, noi abbiamo... Tra personaggi sportivi attuali e ex sportivi abbiamo molti amici e molti testimonial. Negli anni scorsi avete visto probabilmente servizi in televisione o spot in cui sono apparsi degli sportivi. Stasera c'è Beppe D'Ossena anche tra i nostri amici, quindi voglio dire, questo collegamento con lo sport ci aiuta spero anche gli sportivi, ma aiuta anche noi a capire anche che cosa c'è dietro a un lavoro insieme, a una fratellanza che diventa azione. Ti chiedo una cosa un po' così: se tu dovessi darci uno slogan
da voi sportivi, uno slogan da utilizzare per la colletta alimentare, per il banco alimentare, ti viene in mente uno slogan sportivo che va bene per noi? Io credo che questo aiuta tutti, perché noi come sportivi possiamo trasmettere anche dei valori e dei messaggi molto positivi. Io credo che questa è una grande famiglia, come è la squadra. Io quando facevo il capitano, per me e i miei compagni eravamo una grande famiglia. E non bisogna mai mollare, bisogna sempre guardare avanti, dove nella vita, non soltanto nel calcio, ci sono dei momenti di difficoltà, dove ci sono delle persone che hanno bisogno di aiuto. E credo che lo slogan è questo qua, unirsi più che mai per poter far sì che l'altro possa essere aiutato e possa avere dei benefici. Tu raccontavi del fatto che sei stato capitano, ce lo ricordiamo tutti, non solo gli interisti. Allora, se tu pensi in un certo modo, i gruppi di volontari che vanno davanti ai supermercati sono come tante piccole squadre e hanno anche loro un capitano, il capo dell'equipe che li organizza, che fa chiudere gli scatoloni, che fa avvicinare la gente, eccetera. Quale consiglio daresti a questi piccoli capitani in giro per i 9.000, per gli 11.000 supermercati in tutta Italia per sabato prossimo? Questi capitani sono degli esempi, io credo che sono quelli che indicano la strada e credo che la loro credibilità fa sì che tante persone lo possano seguire. Allora il consiglio è questo qua, di pensare sempre che c'è un obiettivo da raggiungere e che tutti insieme bisogna fare il massimo delle nostre possibilità per poterlo fare. È vero questo, cioè un esempio e un punto significativo. Tu però nella tua squadra e molti altri come te che hanno giocato in squadre di un alto livello hanno incontrato persone di tantissime lingue, di tantissime origini, di ogni etnia. Ecco, è un po' quello che noi stiamo dicendo stasera che avviene alla colletta. Che cos'è che ti ha aiutato? Che cos'è che hai visto negli altri, di altri paesi, di altre lingue che vi ha tenuti insieme? Che è stato utile per te per poter dialogare con tutti? Il fatto dell'integrazione. Io quando sono arrivato in Italia, 20 anni fa, come straniero, la prima cosa che cercavo era come sentirmi a casa mia. E l'Inter come famiglia, come società, ha avuto questo nei miei confronti e per quello sempre ringrazierò questo senso di umanità, diciamo. Perché credo che quando uno è straniero la prima cosa che cerca è l'affetto, l'amore, questo senso che ti fanno sentire d'appartenenza che non deve mai mancare. Io ho avuto la possibilità anche di avere nelle diverse squadre che siamo stati tanti stranieri, però sapevamo che c'era un obiettivo per una maglia che difendevamo e ognuno si preoccupava anche delle volte delle problematiche del loro paese per poter aiutare, per poter contribuire, per poter far sì che questo compagno si senta bene e possa avere anche dei segnali positivi. Un'ultimissima cosa, semplicemente quando uno fa la colletta alimentare, comunque sia arrivato lì, coglie il fatto che sta facendo del bene. Uno che fa del bene così, anche magari in un'occasione così una volta all'anno, si sente bene? Tu ti senti bene quando fai la colletta? Io mi sento molto bene quando posso, non solo quando faccio la colletta, sino quando posso aiutare a tutti quelli che hanno bisogno. Per questo è stata anche costruita la mia fondazione. Però questo lo dobbiamo sentire ognuno dentro. Credo che se ognuno di noi sente questa cosa dentro, questo senso di solidarietà, credo che, ripeto, il mondo sarebbe migliore. Grazie mille a Javier. A voi. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie, auguri naturalmente. Naturalmente auguri per la tua fondazione. Auguri per la fondazione di Zanetti e grazie della testimonianza. E per parlare appunto di condizioni molto diverse, eccoci qui con un collegamento e con gli amici di Tolentino. Vediamo se riusciamo a creare questo collegamento, vi posso dire non facilissimo viste le condizioni. Questi sono collegati, sono gli amici di Tolentino che nei mesi scorsi, tutti ricorderete, e in queste settimane
hanno vissuto condizioni di vita, condizioni di sopravvivenza quotidiana veramente drammatiche. Il sisma, le conseguenze del sisma, di fatto la distruzione non solo di abitazioni, di scuole, di strade, ma la distruzione delle proprie certezze. Il fatto che di fronte a un evento così, per certi versi imprevedibile, ma così inatteso giorno per giorno, produce davvero la distruzione delle proprie certezze, delle proprie sicurezze. Nonostante questo, gli amici di Tolentino hanno voluto continuare a essere vicini a un gesto come quello della colletta. E per questo sentiamo, cerchiamo di sentire la loro voce, se ci riusciamo, ditemi come funziona, per sapere che cosa stanno facendo e cosa stanno vivendo. Ci sentite? Sì. Ci sentite? Sì. Sì, allora, buonasera, buonasera da Tolentino. Ciao Piergiorgio. Piergiorgio. Siamo nel cuore della provincia di Macerata, un territorio duramente colpito dal sisma di fine ottobre. Pensate, solamente qui a Tolentino sono 11.000 gli sfollati, più della metà della popolazione. Duramente colpito naturalmente anche il patrimonio edilizio, da alcuni dati risulta che sono quasi 1.000 le case, tra quelle agibili e quelle non agibili. E l'ospedale è stato evacuato subito dopo la scossa del 26 ottobre, sono 3 le zone rosse, insomma una situazione davvero difficile, oltre 5.000 le famiglie che hanno chiesto aiuto, un sostegno, e la situazione continua a rimanere ancora difficile perché sono tante le scosse che continuano a martoriare questo territorio. Naturalmente imponente è stata la forza della protezione civile, la macchina della solidarietà si è messa immediatamente in moto e ancora oggi almeno 3.000 pasti al giorno vengono sfornati. Naturalmente il patrimonio umano è quello da ricostruire in una situazione del genere. E nonostante tutto però, nonostante la terra continui a tremare, la carità qui è diventata subito esperienza tangibile, esperienza concreta. Non so se avete modo di vedere, ci troviamo nella casa di una persona, di un nostro amico Cristiano Ceselli. In realtà ci troviamo in un garage antisismico, che attualmente ospita 20 persone, ma come ci racconterà Cristiano, ha ospitato fino a 40 persone. Bene, Cristiano è il padrone di casa, ve lo presento, gli chiedo subito. Cristiano, perché hai aperto la porta a queste persone? Beh, innanzitutto, anche se virtualmente, benvenuti a tutti. Grazie per questo momento che ci date di approfondimento e di lavoro, perché tanti ci hanno proposto aiuti materiali, aiuti di ogni genere, ma il vero aiuto in questo momento, oltre al mangiare e al dormire, che ovviamente è di bene di prima necessità, ma è quello di farsi compagnia, di accompagnarsi in questo dramma che un po' accomuna le varie questioni, sia il terremoto ma anche il dramma di chi è nel bisogno e quindi come colletta alimentare aiutiamo, comunque sosteniamo. E perché è accaduto questo? Dopo la forte scorsa di domenica, che tutti penso ricordate, non mi dilungo nei fatti di cronaca, guardandoci in famiglia con mia moglie e i miei figli, è venuto quasi spontaneo: ma quando bussa Gesù, che facciamo? Non si può non aprire. E quindi, uscendo in strada, abbiamo incontrato persone, vicini di contrada, che erano nel bisogno, nel senso che casa era inagibile, e abbiamo pian piano li abbiamo accompagnati, abbiamo aperto questa nostra modesta struttura. E, andando poi a Tolentino, vedendo anche altri conoscenti, altre persone che erano in questo stato di bisogno, chi era in macchina, chi non sapeva dove andare, abbiamo detto anche a loro venite, quindi in poco tempo abbiamo tentato di liberare questo luogo che era un po' da rimessaggio, rimessa di auto e un po' di scaffalature varie, e i primi tre o quattro giorni sono stati veramente impegnativi per accogliere e portare avanti tutte le attività.
Quindi presi da questo grande fare, da questo, come diceva un po' riprendendo le parole del Cardinal Scola prima, il primo momento è una risposta quasi diciamo automatica dell'uomo che nel bisogno comunque fa squadra, si unisce, si mette insieme. Dopo tutte queste attività che abbiamo iniziato e che comunque ci chiedevano impegno, perché dormire si è dormito veramente poco, per i beni di prima necessità, gli alimenti, piuttosto che organizzarsi per il dormire, i letti che sono arrivati, quindi tutto questo, ad un certo momento ci viene a trovare un nostro amico Paolo, il quale, raccontando un po' tutte queste vicissitudini, ci chiede, ma a me e a mia moglie, ma voi che ci guadagnate? E evidentemente di fronte a una domanda di questo tipo, che ovvio non è una domanda a sfondo economico, perché qui l'opera è totalmente gratuita, e il livello che ci ha posto è stato un livello molto più alto. E francamente siamo rimasti anche abbastanza un po' d'impasse dietro questa domanda, perché forse fino a quel momento seriamente non ci avevamo ancora pensato. E stando con lui il giorno successivo, abbiamo incontrato altre persone, abbiamo visto altre situazioni. Con questa domanda che ci martellava un po', che ci tenevamo dentro con mia moglie, un momento è stato emblematico e che poi ha ripreso veramente il senso di tutto. Incontrando una maestra, una professoressa, che insieme con altre hanno iniziato una scuola così spontaneamente, per il bisogno di voler sostenere questi bambini che praticamente fino al 21 le scuole sono chiuse, non sapevano cosa fare, i genitori devono lavorare, quindi dici, diamo una mano a questi bimbi, a questi ragazzi, sosteniamoli, facciamo un dopo scuola, facciamo un asilo. E lei raccontava proprio questo in una maniera semplicissima, che in questa dinamica, cioè aiutando loro, questo tentativo che era nato per aiutare loro, in realtà hanno scoperto che si aiutavano loro stesse. E allora quasi di schianto ci siamo detti, ma che cos'è questa cosa? Cioè, che cos'è che permette questa dinamica? Può essere carità? E quindi in un attimo ha ripreso il senso un po' tutto. Quindi questa sana opera, che diceva poi, sempre riprendendo il passaggio del Cardinal Scola, nel secondo momento dove diceva è per me, mi accorgo che è duplice questa dinamica. Chi fa carità riceve carità, riceve pienezza umana. Ecco, il nostro desiderio è questo. Bene. Se mi senti. Grazie Cristiano. No. Pier Giorgio, sì. Ti senti? Allora, Pier Giorgio è il nostro rappresentante, il rappresentante del Banco Alimentare, il nostro portavoce nelle zone del sisma in questo momento. Pier Giorgio, vorrei chiederti però, in aggiunta a quanto detto e a questa toccante testimonianza di vita vissuta in un luogo, in un momento così difficile, ma cosa c'entra con tutto questo la colletta alimentare? Ma voi lì vedi che c'entri qualcosa la colletta alimentare? La colletta alimentare c'entra. Innanzitutto diciamo che qui a Tolentino, ma mi è stato confermato anche a Camerino e a San Severino Marche, due centri importanti qui vicino, la colletta si farà, anche se in formato ridotto naturalmente per ragioni comprensibili, la colletta si farà. Questo significa, ma adesso ce lo faremo raccontare anche da altri ospiti che sono qui con noi, che la carità è concreta, ma la carità è assolutamente coinvolgente, non si ferma, anzi probabilmente le difficoltà rendono questa esperienza ancora più forte, ancora più bella. Qui per esempio con noi c'è Massimo Capriotti, che è il responsabile della colletta alimentare di Ascoli Piceno, che nei giorni scorsi è stato a San Benedetto del Tronto, dove ci sono tanti sfollati, in particolare gli sfollati di Accumuli, a presentare proprio il gesto della colletta. Ecco, raccontaci un po' com'è andata. Dopo il terremoto del 24 agosto, alcuni alberghi della riviera di San Benedetto del Tronto hanno ospitato i terremotati provenienti da Accumuli e da Amatrice. Quindi già un mio amico Claudio mi aveva detto che l'idea sua era quella di poterli invitare alla colletta. E io all'inizio ho detto, in effetti
ho pensato che potevano essere utili persone in più perché ci avrebbero dato una mano. Poi ho pensato al dramma che queste persone stavano passando, persone che avevano perso tutto, i loro cari, anche le loro case. E quindi ho avuto un attimo tentennamento. Poi ho chiamato la titolare di un albergo noto di San Benedetto che ospitava appunto questi terremotati, che è anche responsabile di una Caritas parrocchiale, assistita dal banco. E quando gli ho fatto la proposta lei era molto d'accordo. Quindi la settimana scorsa siamo andati in questo albergo a presentare la colletta e mentre andavo sinceramente ho avuto un attimo di turbamento perché mi sentivo molto imbarazzato. Perché comunque andavo a presentare un gesto, andavo a chiedere un aiuto a delle persone che erano molto in difficoltà. Diciamo che pochi giorni prima ero stato anche al carcere di Ascoli, dove ogni anno, negli ultimi anni, vado a presentare la colletta e a invitare i carcerati a farla. E quindi un pochino mi sono fatto forza di questo, ma soprattutto ho pensato al fatto che andavo a proporre una cosa che innanzitutto aveva un contenuto che era la carità, il gesto per cui io era il motivo e la ragione per cui io andavo a fare questa cosa che da 20 anni mi ha colpito e che continuo a fare ogni anno. E quindi ero certo di questa proposta che potevo andare a fare. Ho presentato in 10 minuti la colletta. E al termine ho visto un po' tutti i tipi di facce, però qualcuno era chiaramente un pochino affranto per la difficoltà, qualcuno sorridente, qualcuno anche un po' ironico su questa cosa, però diverse persone mi hanno dato la disponibilità perché comunque pensavano che questa cosa qui fosse buona per loro. Quindi fondamentalmente io sono contentissimo di questa cosa perché questa cosa qui rafforza sempre in me l'idea che un gesto così veramente ha la possibilità di cambiare la vita di ognuno. Grazie per Giorgio. Grazie Massimo. Sì. Bene, vi abbiamo sentiti molto bene. Hai qualcosa da dirci per un saluto qui a Milano dove siamo un pochino più tranquilli forse di voi, ma la vostra testimonianza ci aiuta a capire che non esiste un limite alla possibilità di essere mobilitati quando hai in mente esattamente qual è il significato della tua vita o quando stai cercando di capire qual è e hai di fronte persone che ti chiedono un aiuto, una mano. Hai qualcosa da dirci per salutarci? Sì, sicuramente la parola che è stata usata da Massimo, contentezza, è qualcosa che potrebbe apparentemente stridere con quella che è la realtà qui. Eppure che ci siano delle persone contente che di qui a 2 settimane, o meglio una settimana e mezzo, si metteranno nuovamente in moto per chiedere, per dare, per fare un grande gesto di carità, ci testimonia che proprio la carità è la speranza nella sofferenza, nelle difficoltà. Quindi credo che Tolentino, credo che le Marche, credo che questo territorio abbiano tanto da dire, tanto da raccontare, tanto da testimoniare in questo periodo. La carità veramente come dono rimette in moto davvero tutto. Grazie per Giorgio e un saluto a tutti. Un saluto e veramente un arrivederci a tutti gli amici di Tolentino. Il giorno della colletta, ma anche oltre, una speranza che ci hanno dato loro che potevano essere colpiti dalla disperazione, sono invece qui a insegnarci la speranza. E allora questa è anche la grande domanda che abbiamo davanti a noi. Giorgio, come reagisci di fronte al fatto che la realtà ci pone delle sfide che sembrano talvolta insuperabili? Ho perso tutto e penso di far del bene per altri. Ricordo nell'udienza che abbiamo avuto l'anno scorso dal Papa un carcerato che diceva: io ho fatto la colletta in carcere perché avevo voglia di aiutare chi sta peggio di me. Frase che ha lasciato allibiti tutti i 7.000 partecipanti, un carcerato che dice: c'è chi sta peggio di me. Allora ti chiedo, ma è proprio vero quello che tu dici, che il povero è solo colui che si arrende? Ma ritorno a quello che dicevo prima con un esempio di un romanzo che molti di noi hanno letto anche ultimamente, anche perché è stato un bellissimo film, Miserabili.
Jean Valjean sta in galera 20 anni, non cambia di una briciola, rimane pieno di odio come prima. Poi va a casa del vescovo, che lo accoglie unico, perché nel libro è ancora più chiaro, nessuno lo vuole aiutare, e lui in cambio gli ruba le posate d'oro. Lo arrestano, arriva lì e il vescovo dice, gli ha rubato questo, e i poliziotti. Il vescovo dice, no, non l'ha rubato, gliel'ho dato io, anzi si è dimenticato il candelabro. Per questo gesto lui cambia la vita e passa tutta la vita a servizio della gente. 20 anni di galera non l'hanno cambiato, ma un gesto di amore che noi riceviamo ci rende forti più di ogni avversità, ci rende più grandi di ogni cattiveria. Un carcerato che sente un gesto di carità diventa forte dentro, perché è amato. Non c'è niente di forte, dice la Bibbia, come l'amore. Allora uno che è forte, che ha questa forza dentro, uno che è amato, non è più povero. Ha un'energia, un calore, qualcosa che lo fa andare avanti. È impressionante che dopo i terremoti la gente, dopo essersi persa, comincia magari con le mani a spostare, a ricostruire, a ricominciare. Perché avendo dentro questa forza vuole la vita. Perché l'uomo è fatto per la vita, dice sempre il libro della Sapienza. E se uno è fatto per la vita, non c'è terremoto, non c'è distruzione, non c'è morte, non c'è violenza, non c'è guerra che ci ferma. La povertà è dentro, perché quando uno, noi siamo un paese che abbiamo avuto 26 milioni di emigrati, per quello che il Papa ha ragione quando ci dice che cosa facciamo, visto che i suoi nonni lo raccontava, dovevano essere sul Principessa Mafalda quel piroscafo italiano che è affondato al largo di Rio de Janeiro, e quindi dice noi abbiamo avuto 26 milioni di emigrati, della gente che non aveva niente, ma siccome amava la propria famiglia ha passato la vita in miniera, ha passato la vita facendo quello che fanno gli immigrati qui da noi. Tanto era la forza, non ha visto la propria famiglia tutta la vita, ma l'ha mantenuta. Quando ero piccolo io ancora si parlava delle rimesse degli emigranti. Uno può passare una vita di stenti, di fatica, andando tutti i giorni in una miniera perché vuol bene. La forza dell'amore è potentissima, quello che diceva Zanetti. Ci fa sopportare qualunque violenza, qualunque male della natura. Il gesto del banco ce lo ricorda. Non è vero che vince la guerra, non è vero che vince l'odio. Se questo amore che abbiamo dentro diventa un'energia, come diceva lui, una catena, ci facciamo un baffo a chi pensa ai mercanti di morte e costruiamo un mondo migliore cominciando da subito, con quello che è vicino. Perché uno dice, ma perché tutto il mondo? Comincia dal prossimo. Il Vangelo ce lo dice, il buon samaritano. Ce l'hai lì, ci sarà un motivo perché lì. Comincia da quello e da quello, come una catena, arriverai fino a quelli lontani. E nel continuare la carrellata dei nostri amici che con la colletta abbiamo avvicinato, sono qui, si sono collegati, non era nella stanza accanto, non li vedevamo, ma erano collegati e loro ci hanno visti e sentiti, hanno seguito il Cardinale Scola. Ecco, continuando in questa carrellata, io vorrei a questo punto presentarvi altri amici che sono venuti da Fontevivo, che è un paese vicino, un paesotto vicino a Parma, dove agisce l'associazione Svoltare Onlus. Questa associazione, li invito sul palco, facciamo così, spostati un filino in là, scusa. Vi invito sul palco e facciamo con loro una breve chiacchierata. Svoltare è un'associazione che si occupa di che ha costruito una casa di ospitalità e che si occupa di accogliere, accompagnare persone con le quali vuol ricreare le condizioni per poter reinserirsi e ritornare nella vita di ogni giorno, con le loro forze, con le loro risorse rese nuovamente vive e vivaci. Allora qui abbiamo,
spostatevi un filino in qua. Abbiamo con noi Mamadou, che viene dalla Costa d'Avorio. Umaru, anche lui dalla Costa d'Avorio. E Demba della Guinea Conakry. Le accompagna Virgilio, che è il nostro grande amico, nostro, lavora con noi del Banco Alimentare a Parma. E li ha accompagnati e facciamo loro raccontare qualcosa rispetto alla loro esperienza. Prima vi dico che questa associazione presta particolare attenzione appunto a persone che rischiano di vivere ai margini della nostra società per condizioni psichiche, fisiche, economiche. In genere sono o persone senza dimora o persone che richiedono aiuto o persone immigrate non abbienti, tossicodipendenti o alcolisti. Che cosa vuol fare questa associazione che è entrata in contatto col Banco Alimentare? Cercare di ricreare in ognuno di noi, in ognuno delle persone accolte, lo sforzo e l'autonomia e il desiderio di ricominciare a vivere con le sole proprie forze. Voi capite, come anche abbiamo ascoltato da Giorgio prima, che se tutto questo nasce da me, io solo ho la possibilità di ripormi all'interno della società con una mia dignità e con una mia possibilità di intervento nella vita, per me e per il bene di tutti. E quindi per loro e per la proposta di questa associazione, l'interagire con persone italiane o di altre nazionalità che vivono nel loro lembo di società è fondamentale, perché la ricostruzione avviene in un rapporto, avviene in una crescita insieme. Allora, in questo senso, la vicinanza, la partnership, chiamiamola così, l'amicizia tra Banco Alimentare e Svoltare Onlus è diventata fondamentale non per le due associazioni, ma per le persone che con queste associazioni vivono e tentano un nuovo percorso. Allora, Virgilio, raccontaci più esattamente come è avvenuta questa amicizia tra le due associazioni e qual è la conseguenza rispetto agli amici che con voi lavorano. Sì, è un'amicizia nata principalmente con il responsabile dell'associazione Svoltare Onlus, Simone, con cui di fronte a una difficoltà che avevamo nel magazzino di Parma, cioè di avere pochi volontari che aiutassero a caricare le varie associazioni che venivano a prendere gli alimenti, avevamo studiato questo gesto di carità. Inizialmente con la gente che era nel dormitorio, quindi indigenti veri e propri. Poi nel frattempo le circostanze sono cambiate, è venuta fuori tutta la questione dei migranti, allora abbiamo deciso di portare in magazzino i richiedenti asilo, che hanno iniziato ad aiutare nella distribuzione quotidiana. Questo ha creato reazioni negative, ad esempio il sindaco della località dove il magazzino non l'ha presa proprio benissimo, ma allo stesso tempo invece abbiamo avuto delle reazioni positivissime. Uno dei volontari che quotidianamente va a prendere i ragazzi per portarli in magazzino aveva una casa sfitta e ha deciso di darla all'associazione in modo tale da poter accogliere altri richiedenti asilo. Da questo evento positivo altre due associazioni oltre a quella di Svoltare hanno deciso di seguire l'esempio e quindi di portare altri richiedenti asilo ad aiutare in magazzino, quindi abbiamo tantissima gente che aiuta in magazzino. Adesso ce n'è troppi. E questo che hai raccontato ovviamente è una storia che voi avete vissuto, che noi vediamo con piacere, ma è la storia vista dai vostri occhi. Loro cosa dicono? Chiediamoglielo. Ok, buongiorno a tutti. Mi chiamo Dumia Mamadou, sono nato in Costa d'Avorio, ho 20 anni. Sono arrivato in Italia il 28 gennaio 2016. Ho vissuto in Libia qualche mese.
poi sono partito con la barca. Il 19 marzo 2000, del 2016 sono stato accolto dall'associazione Svoltari. Vivo in un appartamento con altri tre ragazzi. Viviamo in un appartamento con l'aiuto degli operatori, organizziamo la nostra vita di ogni giorno. Vivo con due amici, che è Umaru e Demba, con i quali ho fatto il viaggio della speranza. Eravamo sulla barca 160 persone circa. Grazie a Dio nessuno tra noi è morto. Da subito siamo stati salvati da una nave della Marina Italiana. All'età di 13 anni ho perso il mio papà. Ora in Costa d'Avorio ho la mia mamma, due fratelli e una sorella più grande di me. Da subito l'associazione Svoltare mi ha aiutato nello studio della lingua italiana e tutti i giorni cerco di migliorare. Ho sempre accettato con gioia quando mi hanno detto di andare a Banco Alimentare Fonte Vivo. Mi sento bene e mi accolgono come un fratello. Prima di iniziare il lavoro si prega insieme. Tutti uguali, cristiani e musulmani. I volontari italiani del Banco Alimentare si sono presi cura di me, insegnandomi a lavorare. Per iniziare anche il lavoro, sono contento perché questo è un aiuto. Devo fare. Per me è stata la prima volta che ho lavorato con gli italiani. Per noi profughi è importante sapere che questo cibo distribuito è per le persone povere. Chi ha provato la fame aiuta a chi è povero. Sono contento dell'accoglienza dell'Italia, anche della città di Parma che vivo io. Spero di riuscire a restituire qualcosa di quello che l'Italia mi ha dato. Grazie a tutti. Certamente io credo che la loro testimonianza, le parole che ci hanno detto, ci mettono in una condizione di ascolto e di apertura a un mondo e a delle situazioni che ormai noi cominciamo a conoscere, a capire, ma qui abbiamo sentito proprio raccontate da chi le vive, da chi le ha vissute. E posso dirvi, salutandovi e ringraziandovi della vostra venuta qua a Milano, che comunque la possibilità di restituzione esiste sempre. Esiste ed è questa la speranza per ognuno di noi, la possibilità di ricevere e la possibilità di restituire. Quindi avrai tante possibilità di restituire se continui così. Grazie a tutti voi. Giorgio, stasera ti facciamo fare anche un po' il trasportatore di sedie, ma io credo che la cosa almeno che a me impressiona, e sentendo queste testimonianze così diverse, il sisma, il calciatore di successo, il migrante, cioè persone, le varie religioni, persone che vengono da ogni luogo in tutte le condizioni. Ma quando noi leggiamo invece i giornali di questi fatti, noi leggiamo in questi tempi, siamo circondati e assaliti da cronache più simili a bollettini di guerra. Grandi quantità di numeri, grandi quantità di sfacelo e di citazioni tecniche su come ciò avviene. Forse spesso anche i giornali si dimenticano, e noi pure, che dietro a tutti questi numeri ci sono delle persone. Ogni numero in realtà nasconde volti, mani, braccia, cuori, persone. Allora, la cosa che mi ha colpito
di queste persone che abbiamo ascoltato poco fa, di quelle collegate, di quelle che incontreremo ancora, è che in Italia noi forse nella nostra vita quotidiana siamo talvolta attratti e distratti da fatti di emergenza e quindi che per esempio la parola accoglienza, la parola sisma, la parola immigrazione ci dà come un'impressione di in questo momento c'è un'emergenza, bisogna intervenire. C'è un aspetto di risposta immediata, di urgenza, ma la difficoltà e il bello viene dopo. Quando loro raccontavano della, Virgilio ci raccontava dell'attività di svoltare col banco alimentare, non sta raccontando l'emergenza, sta raccontando un'emergenza che è diventata vita quotidiana, che è diventata un continuo, che è diventata un caricarsi sulle spalle una situazione e di questa farla diventare la quotidianità, la normalità. Anche gli amici di Tolentino, il nostro amico che ospita nel suo garage persone a dormire, non l'ha fatto una notte o la prima settimana, lo sta facendo da settimane. Quindi voglio dire, c'è tutto un lavoro successivo che è molto più difficile e probabilmente molto più importante. In questo senso mi sembrava di poter raccogliere che anche il Banco Alimentare vive di questa possibile bivalenza. Il fatto che il giorno della colletta alimentare si contattano e si incontrano 5 milioni di persone, oltre 5 milioni di persone, e poi però c'è un'attività che va avanti tutti i giorni, la distribuzione, la raccolta degli alimenti va avanti ogni giorno. Allora, la domanda che non è una domanda filosofica, è una domanda di esperienza. Giorgio, che cos'è che permette, secondo te, a far diventare l'emergenza un vero fattore di convivenza con questi fatti della realtà, con la continuità di queste cose che diventano parte della nostra vita quotidiana? No, prima di tutto, riprendendo la roba dei giornali, provate a fermarvi un attimo, a pensare non solo ai numeri dei giornali, ma i giornali ti dicono com'è possibile l'integrazione, com'è possibile la carità, com'è possibile che ricchi e poveri stanno insieme. Qui è un fatto, qui siamo gente di religione diversa, di etnia diversa, di classe sociale diversa, di lavoro diverso, ma siamo insieme. Allora la prima cosa che bisogna partire dai fatti, cioè è possibile, come diceva Giussani, vivere così, è possibile vivere amandosi. E poi perché questo può durare oltre il giorno del banco alimentare? Perché si vive meglio. Ma si vive meglio se ti guardi in cagnesco col vicino oppure se invece ti aiuti. Si vive meglio se ognuno dà il suo all'altro, l'altro glielo dà quando hai bisogno, che nella vita non si sa mai come va a finire, perché oggi ti va bene a te e domani ti va male. Ti va male. Si vive bene in un clima in cui ci si aiuta o no? Ma adesso sembra che arrivano gli americani e ti dicono bisogna mettere gli ebrei di qua, i musulmani di qua e i cristiani di là. Salvo che poi succede che quando in Kenya i terroristi assaltano un pullman e dicono via i musulmani, fateci vedere i cristiani, i musulmani dicono no, non ve lo diciamo perché noi difendiamo i nostri amici cristiani. Salvo che scopri che a Piazza Tahrir, quando c'è stata lì la rivoluzione, c'è gente copta che ha dato la vita per i musulmani e dei musulmani che hanno dato vita per i cristiani. Noi dobbiamo partire dai fatti perché si vive meglio. Si vive meglio se quello diverso è con te. La cosa può durare perché non si sta bene quando ci si odia. Anche se uno c'ha lì i soldi, come dice il Vangelo, bene, tieni i tuoi soldi, tanto domani crepi e dei tuoi soldi non te ne fai niente. Bella roba. Mentre invece tu potresti anche crepare, ma gli altri aiuteranno la tua famiglia. Si vive meglio in un mondo così. Il Banco Alimentare è un gesto popolare perché queste 5 milioni di persone sono persone che sentono che si vive meglio, che bisogna vivere così, che bisogna mandare al diavolo quelli che ti dicono che è impossibile stare insieme perché si è diversi. E allora questa giornata, come dicevo prima, è un gesto profetico. Noi vogliamo vivere così tutto l'anno e non ascoltare quelli che ti dicono che è impossibile, perché pensate alla catena. Qui ci sono imprese che insieme invece di fare solo i soldi danno le derrate al Banco Alimentare. Il Banco Alimentare non se li tiene, ma le dà a 8.000 opere di carità. Le 8.000 opere di carità danno alla gente che ha bisogno. La gente aiuta altra gente. Questo è il modo di vivere tutto.
perché la carità è sempre, ha avuto sempre questo scopo. Fai un gesto, non è che risolvi i problemi, ma con quel gesto mostri a tutti che si può vivere diversamente. Quando c'è stata la strage di Nassiriya, hanno intervistato Don Giussani sul TG2 e lui diceva, ricordate quei giorni, tutti ci si sentiva amici e vicini a quei poveretti che sono stati uccisi. Allora lui commentava, ci vorrebbe un'educazione del popolo, ci vorrebbe che tutti i giorni il popolo fosse educato non a dire è impossibile stare insieme, quello non lo tolleri, tira sui muri, ma tutti i giorni bisogna educarsi a dire, come dice Papa Francesco, facciamo dei ponti, non dei muri. Allora il banco alimentare è questo e uno andrà avanti a farlo perché si sta meglio. La mia esperienza di tanti anni è che si è più contenti a vivere così, si è più contenti ad amare il prossimo, perché il prossimo dopo ti restituirà sempre. Una delle cose più impressionanti che ho saputo negli ultimi anni è di quelle donne malate di AIDS che quando c'è stata in Louisiana l'alluvione si sono messe a spaccare le pietre per raccogliere i dollari e hanno raccolto 3.000 dollari. Perché quando la loro amica, la loro gli aveva detto, beh preghiamo per loro, dice ma che pregare basta, noi vogliamo fare qualcosa perché tu ci hai aiutati. Arriva lì il console americano e dice, eh no, voi non potete dare i soldi agli americani, siete poveri. E una donna gli ha detto, scusami perché io sono povera, non posso fare la carità a un altro, ma chi sei? Ma cos'è? Non ho la dignità di questo. E quindi un carcerato, uno poverissimo, vuole vivere questo. Perché ancora di più che prendere il pane, la cosa più bella che può avere uno è che ha fatto qualcosa di bene. Perché il pane lo mangia e domani ancora ha bisogno. Ma se tu fai qualcosa di bene, dura per sempre. Finisco infatti dicendo una cosa che disse Don Giussani proprio in memoria del Cavalier Fossati, che come sapete ha fondato il banco. E lui disse a una messa dopo un mese dalla morte, che un atto buono salva la vita, perché Dio, che misericordia, non può essere contraddittorio con se stesso, basta un atto buono e la vita è utile. E allora io posso essere un carcerato, posso essere un barbone, posso essere un immigrato, posso essere povero, ma io questo atto buono è la cosa più bella che posso fare nella vita e la posso fare in qualunque condizione. E allora sono più ricco di tutti i ricchi. Grazie. Io credo di interpretare il pensiero di tutti, quelli che lo conoscono di più, Giorgio, quelli che lo conoscono meno, che l'hanno conosciuto stasera. Gli siamo grati non solo per le cose belle, vere, che ci ha detto stasera, che ci ha richiamato, ma per l'amicizia che da 27 anni dura col banco e per il fatto che un'amicizia così è importante, non in via teorica, siamo amici, ma perché ci richiama continuamente al valore delle cose, al senso delle cose, con una passione, un amore che non sempre è facile esprimere come riesce lui. Quindi davvero io credo che è un aiuto che ci segue, che ci conforta e che ci fa fare ancora meglio, per esempio, la colletta. Allora veniamo alla colletta del 26, prossimo 21, sabato 3. Grazie. Venendo alla colletta appunto che ci aspetta, e quindi la prima cosa che dico ovviamente è un invito a tutti a non mancare l'appuntamento, segnatevelo, ricordatevelo, ma io dico soprattutto, cerchiamo di portarci a casa stasera o dagli inviti che riceveremo per la colletta come volontari o come semplicemente donatori di una spesa, di portarci a casa il fatto che è un'azione semplice, è una cosa che facciamo da 20 anni, entro, faccio la spesa, scelgo 2 o 3 prodotti, scelgo quel che posso, ne do di più, ne do di meno, li ridò al volontario, faccio 2 chiacchiere, magari aiuto qualcuno a capire meglio la situazione, il gesto che si sta facendo, sono gesti semplici, sono gesti banali.
tant'è vero che vengono a farlo le scolaresche, vengono persone anche, voglio dire, molto semplici nella loro organizzazione quotidiana, ma fanno riscoprire ogni volta qualcosa di nuovo, quel nuovo che sono io, diverso da ieri, diverso da domani, ma anche quel nuovo che nasce da rapporti che io riesco ad avere quel giorno lì, quando incontro le persone che mi richiamano, Giorgio ci diceva, come memoria, i rapporti che ho ogni giorno. Allora io vi faccio un invito, è un invito, se volete, quasi personale. Venite a fare la colletta, andiamo tutti a fare la colletta e facciamola invitando amici, parenti, vicini, persone che incontriamo, perché solo così io ho, se volete, la verifica, la vera comprensione del fatto che a me la colletta è un gesto che cambia. Il fatto che io lo proponga ad altri significa che ho capito che vale per me, ma vale anche per gli altri. Capite come può essere riduttivo il fatto di dire, beh, io mi prendo questo compito, vado a fare la mia esperienza, il mio turno di volontario, gli altri ognuno pensi per sé. Vuol dire che forse non ci credo neanch'io tanto, vado a timbrare un cartellino, a fare la spesa perché ho visto lo spot pubblicitario, ma non ho pensato cosa vado a fare. Allora io dico, proviamo ancora di più ad essere coinvolgenti in qualcosa che serve a me e che poi sono certo possa servire ad altri. Di più, stasera abbiamo capito che gli altri possono essere anche molto diversi da noi, molto diversi per storia, per colore della pelle, per lingua, per origini. Allora, perché non proviamo quest'anno ancora di più a fare la colletta da volontari o da consumatori, guardando di più le persone che sentiamo magari non così vicine di casa, non così vicine di condizione, ma persone che comunque sono sul nostro territorio, sono sul nostro passaggio, sono nella nostra via. In questo senso io credo che rendiamo ancora più possibile un gesto di apertura alla realtà che ci circonda. E quindi penso che il nostro percorso di vicinanza alla colletta sia ancora più sfidato, quello di farla con qualcuno che non immediatamente e naturalmente sento uguale a me. Pensate che sfida è questa per ognuno di noi, ma che grande gesto di umanità e di potenzialità ha per ognuno di noi. E quindi con questo augurio io spero che usciate di qui con una gioia, una speranza in questo che stiamo facendo, che tutti insieme faremo ancora una volta questo sabato, ma devo anche dirvi alcune cose belle legate a questa colletta. Il riconoscimento che un gesto come questo, semplice ma totale, che ormai si fa dappertutto in Italia da anni, il riconoscimento viene perfino dal Presidente della Repubblica, perché, lo dico con gioia, non è un trionfalismo, mercoledì prossimo il Presidente della Repubblica riceverà una piccola delegazione della colletta per dare, per riconoscere, per salutare, per augurare il meglio e per riconoscere quindi anche la grandezza di questo gesto dopo 20 anni. E il fatto che, essendo Presidente della Repubblica, vuol dire che lo riconosce come un gesto utile per tutta la società italiana. Quindi questa è una cosa che io vorrei condividere con tutti voi, perché è un'ulteriore speranza, è un invito a fare sempre meglio. Nel lasciarvi e nel farvi vedere tra pochi istanti, come saluto, lo spot che quest'anno abbiamo girato per diffondere, per far conoscere a tutti la colletta, che quest'anno credo sia particolarmente anche bello da un punto di vista proprio del messaggio, dell'impatto, voglio anche ricordarvi che potete sostenere la colletta dal punto di vista anche delle necessità logistiche, donando o aiutando a donare qualcosa per i famosi cartoni, perché la colletta e i prodotti vanno a finire nei cartoni e i cartoni costano, anche perché devono essere fatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi, prima possibilità di aiuto già da oggi, versare attraverso il sito dei soldi per i cartoni. L'altro modo che potete da subito, chi non l'avesse già fatto, ma anche nei giorni prossimi,
seguire e provare, provare anche voi è quello di stare vicini al Banco Alimentare attraverso la lettura della sua storia. All'uscita trovate, per chi non l'avesse già visto, il libro scritto l'anno scorso dal nostro amico Giorgio Paolucci, che racconta la vita, la storia sia del Banco Alimentare che della Colletta, e che in qualche modo, se volete, è stato un po' profetico rispetto alla modalità di questo incontro. Lì ci sono voci di ogni genere, storie di ogni tipo, molte commoventi, altre anche un po', come dire, d'impatto. È una lettura facile da distribuire, da regalare a Natale, ed è anche, io credo, un vero libro che uno si porta dietro e che ogni tanto rilegge, perché ha dei passaggi veramente commoventi e coinvolgenti. Quindi vi saluto con questo video che spero partirà immediatamente, ed è il mio augurio a tutti voi per sabato 26. La pallavolo mi ha insegnato ad essere semplice. Ma in campo ti trasformi, i tuoi gesti sono straordinari. Attraverso la Colletta Alimentare noi tutti possiamo fare un gesto semplice ma straordinario. Il 26 novembre è la giornata nazionale della Colletta Alimentare. Vai in uno dei supermercati che aderiscono all'iniziativa e fai la spesa per chi ha più bisogno. È un gesto di solidarietà verso i più poveri promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Dai, andiamo!